Uomini e donne, Sonia Lorenzini, nuove parole su Emanuele dopo le voci sull'addio e le critiche per la foto ritoccata. Come stanno realmente le cose tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti? Cosa c'è di vero sugli ultimi spifferi del gossip, che vedeva la coppia sbocciata a Uomini e donne addirittura al capolinea? L'ex tronista è tornata a fare chiarezza, vista l'insistenza di molti suoi seguaci su Instagram. Tantissimi infatti le hanno domandato come stia procedendo la sua love story e cosa ci sia di attendibile sulle voci emerse di una possibile rottura. Tra il diluvio di commenti, qualcuno ha anche puntato il dito sull'ultimo scatto postato dalla mantovana. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Sonia ed Emanuele non si sono lasciati e sono ancora beatamente innamorati. La Lorenzini, rispondendo a più seguaci Instagram, che le chiedevano conto di un recente addio sentimentale, è stata chiara e decisa. No, lei e Mauti stanno ancora felicemente insieme. Le voci degli ultimi gossip che hanno interessato la coppia sono dunque state smentite dalla diretta interessata, che però si è trovata a dover pelare un'altra brutta gatta, foto social troppo ritoccata. Diversi infatti coloro che le hanno imputato un uso smodato di Photoshop. Ad esempio qualcuno le scrive: talmente ritoccata che non sembri tu. L'ex tronista ha voluto dare una risposta, condita con ironia e stile: nella foto è una ragazza, che non mi somiglia per nulla, ma mi piaceva la foto e l'ho caricata. Naturalmente la risposta è stata sarcastica, visto che nello scatto Sonia era la protagonista. Uomini e donne, Emanuele e Sonia non si sono lasciati. Il gossip attorno alla coppia, le voci di una crisi tra Sonia ed Emanuele si erano alimentate anche per il fatto che negli ultimi tempi la coppia era apparsa più sporadicamente sui social ed era sembrata meno attiva rispetto al solito. Io non faccio pensare a nulla, aveva poi scritto la Lorenzini in merito alla questione, aggiungendo: poi se alla gente non basta un secco no non so cosa dire. L'ex tronista aveva infine dichiarato che il suo rapporto con Mauti, come è normale che sia, vive di alti e bassi.